Amici di Lecce News 24, buongiorno e ben ritrovati con le nostre breaking news. Apertura dedicata ad una brutta notizia di cronaca. Un leccese infatti è finito agli arresti domiciliari con l'accusa, dalla quale dovrà difendersi, di violenza continuata e aggravata nei confronti della figlia 12enne della sua ex compagna. Il complesso lavoro di ricostruzione della vicenda è stato eseguito dai poliziotti addetti alla sezione reati contro la persona, i minori e sessuali. L'ascolto della minore, avvenuto con modalità protetta, ha fatto sì che venisse confermato quanto già denunciato dalla madre, specificando alcuni episodi in maniera coerente a quanto accadutole. Cambiamo argomento, in città c'è gran fermento per l'inaugurazione del Teatro Apollo, ieri è avvenuta la presentazione e l'inaugurazione vera e propria ci sarà domani 3 febbraio alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nella giornata di ieri appunto la presentazione del programma, da un lato vi è grande attesa e sebbene l'amministrazione comunale abbia organizzato open days e alcune repliche dello spettacolo con prezzo ridotto, dall'altro purtroppo non mancano le polemiche, secondo cui l'evento abbia un po' escluso la cittadinanza. Un'iniziativa che vede le nuove generazioni impegnate, presenti, attive, testimonianze ma anche tanto altro. Nei giorni 2, 3 e 4 febbraio presso l'Istituto Don Tonino Bello di Tricase Alessano è prevista la mostra itinerante intitolata I nostri 100 passi, realizzata dalle scuole facenti parte della rete Il Veliero Parlante. L'inaugurazione dell'iniziativa è avvenuta stamattina alle 10 alla presenza dell'assessore alla cultura Sergio Fracasso, che nell'occasione ha salutato gli studenti. Assieme a lui anche Francesca Torsello, primo cittadino del comune di Alessano. Un arrivo per reparto, si è chiuso così il calciomercato invernale di riparazione del Lecce. Costa Ferreira e il grande colpo di Meluso, Agostinone e Marconi, le scommesse da vincere. Tra i pali l'arrivo di Perucchini ha tenuto tutti sulle spine. Con 22 elementi a disposizione, in definitiva Pasquale Padalino tenterà l'assalto alla Serie B. Bene, per oggi è tutto, amici di Lecce News 24, grazie per essere stati con noi. Vi ricordiamo che tutti gli approfondimenti e le notizie sono leggibili sul nostro sito internet www.leccenews24.it, anche in versione mobile. Grazie e arrivederci.